curati i nervi, cara mia. Curali, sei un attaccabrighe che mette spavento. Povera me, ecco cosa mi tocca sopportare. Ingiurie, riverenze, incomprensioni. Oh, Edoardo, Edoardo, se tu potessi vedere come soffre la tua Teresa. Il portiere ha annunciato che il barone sale da noi. Mio Dio, sale ora? Ma dove venire dopo colazione? È solo? Sicuro? È lui, lo faccio passare? E vorresti lasciarlo sul pianerottolo, non farlo aspettare, sbrigati. E metti, qua noi, sempre poco ordinata anche tu. Corri, benedetto uomo. Che c'è bello anche lui, poteva avvisarmi, no? Tutta spettinata, mal vestita. Favorisca, signor barone, mestoli di fusì! Barone! Teresa, mia cara, insistete nel chiamarmi barone. Vi prego, desistete. Tra poco sarò qui per chiedere ufficialmente la mano di vostra nipote Claretta per mio nipote Riccardo. E voi mi considerate ancora un estraneo, senza contare che sapete bene quello che io provo per voi nel fondo del mio cuore. Vi ostinerete dunque a chiamarmi ancora barone? Mia cara, la mia diletta e graziosa Teresa! Non so, mi pare di azzardare troppo. Azzardate! Azzardate, Teresa! Io sono venuto appunto perché sapevo di trovarvi sola. Ho visto uscire vostro cognato. Gaetano. Il signor Gaetano. E mi son detto, ecco, la mia bamboletta è sola e posso scambiare con lei quattro parole. Posso finalmente sapere da lei stessa se mi amo! Come io l'amo! Edoardo! Ah, grazie! Chiamami così, Edoardo! Ma cos'hai? Noto che non sei del solito umore. In verità, non mi aspettavo certe domande che mi riempiono di gioia, è vero, ma ciò nonostante mi lasciano turbato. Poi, non mi sono sentita bene stamane. Sono svenuta due volte. Una volta in cucina, mentre provvedeva a mettere in ordine la dispensa, e l'altra nel mio boudoir, mentre mi svegliavo. Cara, dopo esserti specchiata, sei svenuta? Capisco! Ah, capisco, si tratterà di un forte esaurimento nervoso. Oh, Edoardo, io qui sono la vittima di tutti. Mia sorella mi vilipende, mio cognato mi tollera perché senza di me la casa non andrebbe avanti. Mia piccola cenerentola. Sono stanca e sfiduciata. Claretta non è cattiva, ma è troppo ineducata. E solo se sposerà vostro nipote, credo, potrà cambiare carattere. Spero tanto che questo matrimonio avvenga, mia cara. Perché dubitarne se faccio qualche difficoltà? I miei sono contentissimi e onoratissimi. Cosa dunque potrebbe impedirlo? Di serio veramente nulla. Il signor Gaetano, lo so, è felicissimo. Almeno per quanto io abbia potuto capire e per quanto mi rassicuri il Cavalier De Rosa, che si è particolarmente interessato per avvicinare le nostre due famiglie. Oggi veniamo a compiere un atto di pura formalità. Ma è Riccardo che mi preoccupa. Perché non vuole sposarsi? Edoardo, qualche cosa ti pende! Dove? Sotto la giacca, cos'è? Ah, un legacino, si è sciolto. Quello è un panciotto. Ecco fatto, eliminato. Ti dicevo dunque, è Riccardo che mi preoccupa. Non vuole sposarsi? Sì, ma certe idee che gli passano per il cervello non mi piacciono affatto. Figurati che conserva gelosamente una lettera che sua madre gli scrisse prima di morire, 10 anni fa. Ebbene? Ebbene, quella lettera è per lui come una reliquia. È la guida della sua vita, dice. E se doveste perderla, ne morirebbe. Guarda, guarda. E cosa c'è scritto in quella lettera? Cose alle quali non bisognerebbe dare il significato che vi dà lui. Devi sapere, mia cara. Ah, non mi tocca!
smetterò. E ti dicevo dunque, Riccardo è stato educato in collegio e molto severamente. La pensa dunque in modo particolare. E comunque spero che riuscirò a cambiare questo suo punto di vista. Bella casa questa, veramente bella. Edoardo, qualcosa ti pende ancora. Dove? Dal fondo dei pantaloni. È vero. Cos'è? Un legacino, quello delle mutande. No! Questa mattina mi sono vestito in tutta fretta e senza l'aiuto del mio cameriere particolare. L'ho mandato il permesso al suo paese e ancora non è ritornato. Bella casa, spaziosa, gloriosa, comoda, allegra, bella davvero. È una casa antica. Noi cerchiamo di tenerla sempre a posto e ordinata. Non è nulla di aristocratico, però è bella, ecco. Mi piace. Adatta alle esigenze della vostra famiglia, che in verità è di una rara simpatia. Edoardo! Ancora ti pende qualcosa? Dove? Davanti, cos'è? È il legaccino dei pantaloni. Ma quanti legaccini hai? Sai perché? Mi piace sentirmi ben frenato quando mi vesto. E così un legacino qui, un altro qua, e qualche volta qualcuno si scioglie e cade. Pende altro? No, caro! Che bella frutta! Bella davvero! Magnifiche mele! E mio cognato ama tenere la frutta un po' qui, un po' là. Gli piace tanto mangiarne quando ne ha desiderio. Belle, belle mele. E posso offrirtene una, Edoardo? Te la pulisco con le mie mani? Non ne ho desiderio ora. Ne porterò via alcune. E le metterò sul mio comodino. Domani mattina, appena sveglio, ne morderò una. Mi parrà di mordere le tue labbra! No, Edoardo, diventi licenzioso! Circe tu sei! Un metallo di bestia! Belle, belle mele, mi ricordano quelle della mia tenuta a Montesacchio. Adesso non la vedete più? Cosa? La tenuta. No, evidentemente l'avevamo tenuta troppo. Fu mio fratello Rolando a dilapidare tutto il patrimonio dei baroni Mesti di Castel Fusillo. Un cervello sciocco e balordo, mia cara. Il gioco, le crociere, le donne. Oh! Tutto sciuò, il suo e il mio. Ora altro non mi resta che lo stemma illibato dei baroni Mesti. È rimasta la parte migliore, Edoardo. Il denaro è l'arma dei mercanti, la nobiltà, la ricchezza degli uomini poveri. Giusto, ma certe volte è preferibile essere mercanti. Ora ti lascio, mia cara, e vado a rilevare mio nipote Riccardo, che oggi ha lasciato definitivamente il collegio. Per condurlo qua, non ho avuto il tempo di procurargli un abito borghese. Spero che potrete perdonarlo. Sarò per sé di ritorno. Se tutto va bene, Teresa, anche tu sarai baronessa. Oh, Dio volesse! Mi farò fare l'anello con lo stemma? Con 5 palline e la corona. Ma sarà mio cognato. Oh, mio Dio! E se ci sorprende a parlare da soli? Oh, ma che cosa vuoi che dica? Sono ancora fanciulla. Ma io non sono venuto qua per nascondere il nostro colloquio. Chi è all'ingresso, eh? Oh! Barone! Signora Luisa! Scusate, come sono vestita? Oh, in modo adorabile siete vestita! Ma ero di là ad impartire alcuni ordini alla cameriera. E sa, sono tutte disordinate e sporche. Quando hanno interesse di essere assunte in servizio, dicono che sanno fare tutto. Poi ti accorgi che non sanno nemmeno tenere la scopa in mano. È vero! Signora Luisa. E allora bisogna farsi tutto da sé. Stavo preparando la colazione. Sugo di ragù. Sicuro, un po' di sugo di ragù. Oh, si sente nell'aria l'odore della cipolla.
quella che cuoce. Oh, mi disturba. Affatto. Purtroppo la cucina è appena dopo questa stanza. Chiudo la porta. No, no. Io paragono l'odore di un buon pranzo a quello di un campo fiorito. In ambedue c'è conforto, ristoro e salute. Che accostamento poetico. E il vostro nipote? Vado a prenderlo adesso. Sono venuto prima io per una sorpresa che... Una sorpresa? Saprete poi. A tutto lei. Porto! Buon appetito! È davvero un gran signore! Simpatico e distinto! Senza fingimenti, senza trucco, senza convenzioni. Tutto naturale. Naturale. Ah! Ha parlato di una sorpresa. Tu sai di che si tratta? Ma, chissà, io non ho sentito.